rassegna stampa di oggi, 3 marzo 2018, questa è la terza edizione. Vi ricordo che la rassegna stampa è edita da RST Saiuz e Pianeta Oggi TV. Campania da Caldoro a De Luca, come raddoppia il costo per smaltire i rifiuti. L'affare è voler operare in emergenza. Insomma, 5 anni fa 120 euro a tonnellata, oggi oltre 200, come emerso dall'inchiesta di Fanpage. E il motivo? Le gare deserte, gli affidamenti diretti, la poca trasparenza, insomma il sistema spiegato appunto da chi lo conosce bene. Elezioni, Berlusconi a Napoli rompe il silenzio elettorale parlando di flat tax e risparmi fiscali. Durante la visita a Napoli in via San Gregorio Armeno Silvio Berlusconi si è fermato a parlare con alcuni cittadini esponendo loro i benefici della flat tax e dei tagli delle tasse proposti dalla coalizione di centrodestra, rompendo di fatto il silenzio elettorale. La legge 212 del 1956 infatti vieta dal giorno prima del voto i comizi e le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta in luoghi pubblici o aperto al pubblico. Elezioni, nipoti, mogli e figli dei potenti, la carica dei Rampolli che rivendicano il seggio in Parlamento per diritto dinastico. Non solo Piero De Luca, sono oltre una ventina i candidati con cognomi eccellenti in posizione sicura. In Lazio occorre la figlia dell'ex ministro Piccoli, in Sicilia quella di Cardinale, in Calabria il nipote di Mancini che corre per due poltrone, e ancora la figlia di Rauti e quella di Craxi, il nipote di Gentile e i cognati candidati inguaiati dalle indagini sul suocero, i fratelli La Russa più il cognato in Lombardia, il nipote di Vespa. Nelle quote spettacolo ci sono il fratello di Renga e il cugino della Ferilli. Elezioni, indagato un candidato PD in Calabria, interruzione del servizio idrico ai cittadini di Lamezia Terme. Luigi Incarnato è commissario straordinario della Sorical, la società in-house che gestisce il servizio idrico in regione, sequestrati gli impianti. In città l'acqua manca ogni giorno dalle ore 20 alle 5 del mattino. Secondo la finanza, lui e gli altri indagati hanno ridotto la fornitura idrica di circa il 25%, causando un danno al 70% degli abitanti. Impatto anche sugli idranti dei vigili del fuoco. Verso l'8 marzo, non una di meno, lancia lo sciopero globale delle donne, mobilitazione e cortei in tutta Italia. Dopo l'esperienza del 2017, che per la prima volta era stata lanciata a livello nazionale, quest'anno sono oltre 70 le manifestazioni in programma. Al centro il piano femminista contro la violenza di genere, frutto di mesi di lavoro. Cari amici, con questo è tutto, vi diamo appuntamento alla prossima rassegna stampa. Vi ricordo che la rassegna stampa è edita da RST Saiuz e Pianeta Oggi TV. Buon proseguimento con la programmazione.